Allora, siamo molto e sono molto felice di avere qui in Arena, questo spazio di produzione culturale, Marco Castiglioni, che ringrazio Grazie a per te per tanti il... motivi, perché è venuto a trovarci nonostante fuori si capisca che c'è un'atmosfera di un certo tipo, e, anzi, questo è il momento per rilanciare, per lanciare, per approfondire, per spingere al massimo tutti quelli che sono i grandi progetti culturali di questo paese. Allora, Marco Castiglioni, per chi non lo sapesse, è il figlio e il nipote dei gemelli, dei fratelli Castiglioni, che hanno fondato un museo a Varese, che è probabilmente uno dei più importanti musei al mondo per quanto riguarda, poi ce lo spiegherà lui naturalmente. Fin dagli anni 50 questi due signori, ma poi lo racconterà Marco, si sono dedicati a delle spedizioni straordinarie, con una costanza, con un impegno e riportando in Italia dei reperti veramente meravigliosi. Fortunatamente tutto questo non è nelle case di questi signori, ma è diventato il Museo Castiglione a Varese. Quindi io volevo che Marco intanto mi raccontasse un po' questa storia avventurosa di questi due C'è signori. anche un aneddoto all'inizio di tutto il percorso di vita e di ricerca di mio padre e mio zio. Però comunque inizio ringraziandoti per l'invito e anche per il Ringrazio te. supporto culturale che in questo periodo è fondamentale perché i musei purtroppo sono tra sicuramente gli enti e le istituzioni più penalizzate da quello che sta accadendo perché noi abbiamo subito due chiusure in poco più di sei mesi. Allora, poterlo almeno raccontare, quindi portarsi avanti per un futuro di visite è sicuramente qualcosa di importante. Allora, cosa c'è nel Museo Castiglioni? C'è parte della vita di ricerca di mio padre e mio zio. Stiamo parlando di oltre 60 anni di ricerca nel continente africano. Tutto nasce nel 1957, quando mio padre e mio zio avevano 20 anni e in quell'anno hanno fatto il loro primo viaggio in Vespa. Dicendo a mio nonno, quindi a loro padre, che sarebbero andati un'estate a passare le vacanze a Finale Ligure. In realtà sono andati un po' lunghi, diciamo così, perché hanno attraversato la Francia, la Spagna, che già non era qualcosa di così semplice come può apparire oggi, perché a parte il passaporto, ma ci voleva anche la lettera del parroco che garantiva che si fosse dei bravi cristiani. Poi, attraversata la Spagna, sono imbarcati. Per attraversare lo Stretto di Gibilterra sono arrivati in Marocco, che ai tempi era ancora diviso in Marocco spagnolo e Marocco francese. Poi si sono spostati in Algeria, dove c'era la guerra civile, per Quel periodo, liberare. certo. C'è un bellissimo film di Gillo Pontecorvo, La battaglia La di battaglia di Alger, Algeri, che conosciamo ricorda perfettamente, no, perfettamente quel periodo. l'atmosfera. E loro erano lì proprio in quel momento. Sono Caspita. entrati nella casbah con, come dire, la spensieratezza dei 20 anni, ne sono anche usciti fortunatamente, indenni, incolumi, e hanno incontrato poi anche una pattuglia della gendarmerie francese che li ha guardati come se fossero degli extraterrestri. Poi insomma hanno proseguito per la Mauritania, Senegal e sono tornati a casa dopo qualche mese. Dopo quella prima esperienza non si sono più fermati perché già nel 59 erano in Camerun a fare delle ricerche su delle popolazioni paleonegritiche ferme davvero alla preistoria dell'umanità. E da allora in poi hanno sviluppato questa loro passione, questa loro ricerca, che li ha condotti per 30 anni rotti fino agli inizi anni 80 a diventare degli etnologi antropologi, così anche riconosciuti dal mondo accademico. Poi a un certo punto, agli inizi anni 80, si sono accorti che l'etnoantropologia che loro ricercavano, cioè di andare a documentare visivamente, fotograficamente, attraverso i filmati, quello che era dei riti, usi, costumi di popolazioni ferme nel tempo, che stavano però scomparendo, era in realtà del tutto Quindi scomparso. dovremmo ringraziarli per questo, perché senza questo passaggio probabilmente gran parte di queste civiltà sarebbe scomparsa, o comunque hanno avuto il merito. Perché, scusami, non volevo interromperti, ma volevo No, no. chiederti solo questo: ma la scintilla, perché una persona, cioè è lo spirito di avventura, è la voglia di ricerche culturali particolari, è l'interesse. Sono tante cose. Allora, un po' fai conti col periodo storico in cui mio padre e mio zio sono nati. Loro sono del 37, quindi da giovani, da bambini, ragazzini, hanno vissuto la Seconda Guerra Mondiale.
loro sono nati a Milano, però sfollati per i bombardamenti in provincia di Varese, sul confine con la Svizzera, da cui mio padre si ricorda da bambino che guardava al di là del lago di Lugano e vedeva la Svizzera neutrale, illuminata, viva, e mentre in Italia c'era il coprifuoco, l'autarchia, arrivavano poche informazioni. Poi, finita la guerra, c'è stata la ricostruzione, c'è stato il boom, e l'Italia si è aperta, sono cominciate ad arrivare informazioni anche dall'estero, loro si sono appassionati dei racconti dei corrispondenti delle colonie, piuttosto che ancora dei viaggiatori, degli esploratori dell'Ottocento e del Settecento, loro ricevono i reportage e si sono chiesti, ma questo mondo così unico, particolare, esotico, diverso dal nostro, esiste ancora? E leggendo poi si sono anche, come dire, avvicinati alla visione di un grande uomo di Stato, ma soprattutto un grande poeta senegalese, Leopold Sédar Senghor. Ah, straordinario. Lui, straordinario, bellissima poesia, consiglio a tutti di andarsene a leggere perché è davvero un grandissimo poeta. Ed era anche un grande pensatore, e perché lui aveva capito esattamente già negli anni 50-60 quello che stava accadendo nel continente africano, cioè che la cultura di questo continente stava scomparendo velocemente di fronte all'avanzata della modernità, della globalizzazione, dei mezzi di comunicazione. Beh, scusami, c'è una cosa però che mi viene in mente che qualcuno ogni tanto dimentica, che una delle forme più importanti delle avanguardie storiche del Novecento, cioè il cubismo, prende spunto da un certo tipo di riferimento africano. Certo. Cioè, si dice che Picasso sia rimasto affascinato da queste maschere, da questi ricordi, poi lo ha trasformato in qualcos'altro. Quindi il nostro rapporto, e bisogna ringraziare i gemelli Castiglioni, perché effettivamente hanno recuperato qualcosa che sennò sarebbe andato completamente perduto. Certo, la cultura è africana è profondissima, antichissima ed evocativa anche per noi, perché veniamo tutti da lì. Cioè, mio padre e mio zio hanno visto scene di vita quotidiana rappresentate in graffiti, pitture preistoriche di oltre 10.000 anni fa, che peraltro sono anche conservate all'interno del museo, dei calchi di questi graffiti, poi se vuoi ne parliamo meglio. Certo. Quindi era uno specchio dell'umanità, cioè era lo specchio del nostro passato, l'origine, perché siamo passati tutti da lì. La mamma è lì, cioè tutta lì. E poi l'arte africana, che non è come dire un'arte diffusa in maniera omogenea in tutto il continente, tipica di una zona ben precisa, che è quella del Golfo di Guinea, più o meno, no? I paesi che si affacciano sul Golfo di Guinea, è stata fonte di ispirazione per tantissimi artisti, a partire appunto da Picasso, che ne ha preso più che altro le forme, ma non tanto, anzi direi per nulla, i significati. Certo. Infatti noi abbiamo appena chiuso una mostra Museo Castiglioni, che si chiama Magie d'Africa, in cui esponevamo la nostra arte africana, perché il museo conta su 5.000 pezzi più o meno, però in realtà c'è molto di più, infatti questo fa i conti con il mio progetto futuro di museo. Quindi l'arte africana, per esempio, non è esposta in maniera permanente al museo, ma non è che non ne abbiamo parecchie centinaia di pezzi, e abbiamo fatto una mostra in cui cercavamo di raccontare l'arte africana non con i nostri occhi da occidentali, ma con gli occhi di chi quest'arte l'ha prodotta, e contestualizzandola, perché come tutte le forme d'arte, se non si calano nella cultura, certo, nella situazione, nel momento storico, insomma, in cui nasce, è un discorso abbastanza sterile, e noi riusciamo a contestualizzarla proprio attingendo da questo archivio, credo unico al mondo, fotografico, ma anche e soprattutto che è gigantesco. Sì, stiamo parlando, non so neanche, 800.000 diapositive, 40.000 metri di pellicola, ecco, con le pellicole mamma sono mia, più preciso. Sì, no, è enorme. E sarà un mio compito, dovere e piacere anche sviluppare tutto, certo, questo, farlo diventare quello che io mi chiedo, anzi te lo chiedo e lo chiedo a me stesso. Questo è un museo che deve assolutamente diventare un museo nazionale. È un museo che deve avere un riconoscimento del Ministero della Cultura, perché rappresenta un unicum straordinario, e dobbiamo ringraziare questa famiglia perché ha conservato tutto questo, non ha venduto, non ha disperso questo immenso patrimonio. Ecco, quindi questa cosa mi piace molto, quest'idea per esempio di fare una mostra dove l'arte africana viene vissuta con gli occhi di chi l'ha prodotta, non con quella sorta di distacco che l'Europa ha sempre avuto nei confronti delle altre civiltà. Questo tu l'hai vissuto, l'hai percepito, vivendo ovviamente con i tuoi... Mio padre e mio zio mi hanno sempre insegnato a
come dire, guardare e considerare la cultura africana con occhi diversi da quelli purtroppo che hanno trovato anche come dire, spazio nella nostra cultura dai tempi delle colonie e anche poi in tempi più recenti. Sono culture diverse dalle nostre, ma non sono né selvaggi né primitivi come ogni tanto qualcuno potrebbe essere portato a pensare. Non c'è una definizione, potrebbero essere definiti tecnologicamente arretrati, ma non è giusto neanche quello. Sono semplicemente culturalmente diversi ed è una cultura distante dalla nostra, ma non per questo non degna di essere conosciuta, apprezzata, capita e conservata anche nei musei. E questo noi lo facciamo, cerchiamo di farlo all'interno del Museo Molto bene, per esempio c'è tutto il lavoro che tu fai sugli aspetti documentaristici, c'è questo festival che fai, che fate ancora, l'avete fatto anche quest'anno, nonostante il lockdown, eccetera, e quindi evidentemente questo è un altro aspetto di documentazione che richiede sicuramente un potenziamento anche di strutture, di mezzi e di quant'altro, perché la cultura non può essere delegata al privato che per quanto abbiente o disponibile possa in qualche modo realizzare i propri musei. Questo è un tema su cui sicuramente c'è un'interlocuzione col Comune di Varese, naturalmente, che capisce, comprende perfettamente il potenziale e il valore del museo. Poi, peraltro, è proprietà del Comune nell'edificio, ma anche nella collezione, quella la parte che è stata donata. Dicevo, c'è molto di più, che io sono disponibilissimo, mio padre è disponibilissimo a donare ulteriormente, però naturalmente in un contesto diverso, più ampio di quello di cui stiamo parlando oggi, che peraltro comunque è già gradevolissimo e insomma, richiede anche parecchie ore per essere visto in maniera corretta. Ripeto, 5.000 pezzi non sono pochi. Poi noi in ogni sala abbiamo un filmato, fatto naturalmente con materiale nostro, che racconta quello che è esposto. Quindi c'è una sorta di museo vivo, no? Cioè che viene raccontato anche attraverso le immagini. Abbiamo anche una bella sala multimediale in cui è ricostruito un intero attendamento tuareg, che è tutto originale naturalmente, è un altro reperto unico del museo perché sono centinaia di pezzi, non c'è solo la tenda, ma ci sono tutti gli arredi, i corredi, i suppellettili, i gioielli, eccetera. Un reperto complesso che viene spiegato con questo sistema multimediale, questa voce fuori campo, questo occhio di bue, no? Con un fascio di luce che inquadra gli oggetti e li vengono spiegati. Marco, volevo chiederti una cosa. Allora, i tempi sono molto cambiati anche in rapporto all'Africa. Conosciamo le problematiche drammatiche che sta vivendo questa realtà. Ma c'è ancora un'attività di ricerca anche oggi su queste cose? Io credo di sì. Certo. Cioè, com'è cambiato questo modo di rapportarsi a quello che un tempo era l'avventura? Se vuoi, oggi, se mi permetti, i mezzi tecnologici ci consentono di essere un pochettino più tranquilli, tra virgolette, rispetto al passato. Non si va più ad orso di mulo, no. Magari si usano le jeep, si usano altre cose. Ecco, com'è cambiata questa cosa? Perché io so che ci sono ancora in corso, da parte vostra, delle sessioni di scavo abbastanza importanti, no? Finanziate da voi. Certo che sì, perché qualcosa che è iniziato 10 anni fa, quando mio padre e mio zio avevano 74 anni, quindi non erano Caspita. Più dei giovanotti, sono stati chiamati dal presidente dell'Eritrea, Isaias Afewerki, e per valorizzare il patrimonio archeologico di questo grande paese, amico peraltro vicino all'Italia per motivi storici, ma non solo. Il presidente si è fidato del lavoro pregresso di mio padre e mio zio, ha dato carta bianca e loro hanno individuato, con un solito intuito che è incredibile, che hanno dimostrato nella loro vita mio padre e mio zio, un sito archeologico che si chiama Adulis, è un porto antichissimo, stiamo parlando di un sito archeologico enorme, 40 ettari più o meno, scavato pochissimo nel passato, gli ultimi scavi diciamo in grande stile sono stati fatti da un italiano, Paribeni, nel 1906. Addirittura, più di un secolo fa. Poi ci sono stati altri scavi fatti dal British, dai francesi, però diciamo quelli più importanti risalgono ancora al 1906. È una città che era stata scavata più o meno all'1%, forse neanche. E loro hanno ripreso questi scavi e che dopo 10 anni adesso contano su ben 5 università, un'equipe di una quindicina di archeologi importanti, sì,
tutti italiani, ci teniamo, perché la cooperazione italo-eritrea... Quindi è un made in Italy, diciamo, culturale, quindi sì, questa cosa mi fa molto piacere. Le università sono la Cattolica di Milano, il Politecnico di Milano, che si occupa del restauro dei monumenti emersi dagli scavi, l'Orientale di Napoli e l'Insubria di Varese. L'Insubria manda un specialista in ossa, perché quello che sta emergendo degli scavi sono delle tombe paleocristiane, ma stiamo parlando davvero degli albori della cristianità, perché quelle che sono state trovate delle chiese che risalgono alla seconda metà del IV secolo, quindi più o meno 360-370 dopo Cristo, quindi stiamo parlando di pochissimi anni dopo l'editto di Costantino, che è del 313, cioè quello che ha liberalizzato il culto. E questo sta retrodatando l'avvento della cristianità in quella zona del mondo. E quindi, essendoci delle tombe paleocristiane prive di corredo, chi è che può dare una risposta se non chi, il Signore che lì è stato? Certo. Quindi ci vuole l'esperto che sa interpretare i resti umani. Beh, intanto nel ringraziarti volevo anche invitare tutti i nostri amici che ci seguono di andare a vedere questo meraviglioso museo, che anche adesso, nonostante tutto quello che è successo, riesce ancora, in questa fase no, però ha mantenuto anche comunque dei piccoli spazi di apertura. Allora, prima o poi finirà questo momento, quindi riversatevi in massa a Varese, peraltro in un luogo meraviglioso che è la Villa Töplitz. La Villa Töplitz, la villa del banchiere, del famoso banchiere svizzero. Una dependance di questa villa è il Museo Castiglioni. Allora, io volevo farti una... starei qui ore a parlare con te, ma non posso, perché devo, ahimè, anche ci sono anche dei problemi logistici, eccetera. Come vedi il futuro di questo museo? Cioè, come lo immagini? Non lo so, un potenziamento, una nuova sede, una... prova a sognare. Io, come ultima domanda... Ho un progetto, naturalmente. Allora, siccome questo è diventato il mio lavoro, quello di gestire questo museo, ma non solo, perché giustamente hai citato il Festival del Cinema Documentaristico che da 3 anni organizzo a Varese, e voglio realizzare un museo molto più grande. Non nel contesto in cui siamo, pur bellissimo, perché siamo all'interno di uno dei parchi più belli di Varese, in un altro luogo. Però le dimensioni dell'edificio non lo permettono. Vorrei fare un grande museo, ma non solo sul lavoro di mio padre e mio zio. Quella è la base forte su cui innestare tanto altro che noi in Italia, ma anche rimanendo solo nella Lombardia, abbiamo. Cioè, vorrei fare un museo delle esplorazioni per raccontare questa grande epopea di questi esploratori poco conosciuti, ma che hanno avuto un ruolo fondamentale, importantissimo, all'interno della ricerca geografica, etnologica, scientifica del continente africano, ma non solo, anche Sud America, Stati Uniti, eccetera, di che ci siamo dimenticati, perché tutti conoscono grandi inglesi, no? Stanley, Barton, Livingstone, ma meno gli italiani. Come sempre. Invece ne abbiamo. Abbiamo gli Camperi, gli Osculati, i Roberti Brichetti, abbiamo Renzo Manzoni, Giulio Adamoli, sono decine. Perché non recuperare questa memoria collettiva, patrimonio del nostro paese e anche e soprattutto della nostra allora regione? Noi non solo te l'auguriamo, ma ci piacerebbe molto collaborare con te su questo grande progetto, per quanto ci sarà possibile, con tutte le nostre competenze e specificità, e innanzitutto non dimenticare che lo spazio di Arena verrà in qualche modo, verrà riaperto, tra virgolette, quando sarà finita quello che deve finire comunque, con qualche oggetto del museo che tu mi hai promesso di portare a Milano, in questo meraviglioso luogo, per poter riprendere, anche se mi permetti, questa atmosfera poetica, affascinante, di avventura, che forse manca nella nostra società e che quindi credo che attraverso la cultura, attraverso la ricerca culturale, si possa recuperare anche questo aspetto poetico che i Castiglioni non hanno rappresentato, ma rappresentano, perché tu sei il futuro di questo, ma fortunatamente i gemelli Castiglioni sono vivi e vegeti, quindi sostanzialmente nel ringraziarti ci auguriamo di averti ancora il nostro ospite qui. Quando vuoi, molto volentieri. Grazie tanto, Marco. Grazie a te.